Senti, è questione di un istante. Vado a prendere il mio portafogli che ho lasciato su Christine. Vuoi venire con me? Ti prego. Ok. Sai, io ho pensato una cosa. Dovremmo iscriverci nello stesso college un altro anno. Cosa? Sì, così se veniamo accettati dalla stessa scuola potremmo prenderlo come un segno del fato. Così io ti potrò aiutare in matematica e nel caso tu potresti... Arne, che cos'hai? Arne! Oh! Chi è stato? Arne. No! Toccarmi, schifosa! È proprio quello che volevi, eh? Sta lontana da lei! Sta lontana da lei! Arne. Mi dispiace. Ti dispiace? Sì. Io... Anzi, noi... È colpa vostra. Se non foste stati così egoisti e me l'aveste fatta parcheggiare nel vostro prezioso viale, non sarebbe successo. Arne, questo non è giusto. Oh, sì che lo è. Non si potrebbe... parlare di questa cosa come esseri umani e ragionevoli. Come quelli che hanno cagato sul cruscotto della mia macchina? Umani e ragionevoli. Ma perché invece... con tua madre abbiamo deciso di aiutarti a comprare una macchina nuova. Beh, adesso la macchina nuova, eh? Andate all'inferno. Io riparo Christine. Aspetta, signorino, senti, ci hai mancato di rispetto una volta di troppo. Ora torna di là e chiedi subito scusa a tua madre. Ehi, toglimi le mani di dosso, coglione! Io vado a letto. Ci faremo più belle. Non ci faranno più del male. No, se restiamo insieme. Quei merdosi se ne accorgeranno.
Allora, fammi vedere. Thank you.